chiedere una cortesia, ce la facciamo la a casa questi bambini che sono. Era questo territorio, su questi libri di scuola non c'è. Quindi però
per parlare dell'importanza di questo fiume, do la parola allo storico lavorino Fernando Riccardi, che ci parlerà l'escursus su questo territorio, su questo fiume, e vi renderete conto che le mie parole non sono esagerate. Grazie. Grazie Claudio, grazie Presidente. Siamo dopo un mesetto, no? Sì. Circa, ma per quello che io ero rimasto nuovamente a un mese fa e sono andato all'altra parte. Quando l'ho detto che era l'auditorio, mi congratulo anch'io, mi associo all'applauso che è stato fatto prima per gli altri, diceva per i bambini, quindi anche quello che hanno qualche addetto in più, perché formano un corpus così veramente affiatato, che è una gioia, vedete, parlavamo con la professoressa, ci domandavamo che cos'era. Io non avevo capito, ma invece poi hanno dato vita ad uno spettacolo bello anche dal punto di vista visivo, e quindi voi dovete essere orgogliosi di questa realtà, diciamo, con Claudio, che non abbiamo un'altra terra di lavoro, e vedere un ensacco così ricco, così variopinto, così affiatato tra piatti di età diverse, non è una cosa che si vede, che si riscontra facilmente in tutti. Vediamo alle notizie, magari saranno un po' meno entusiasmati dei palli dei calci, però anche questi sono importanti per inquadrare in maniera compiuta la vicenda di cui parliamo. Oggi parliamo di quella meraviglia che è il ponte Real Ferdinando, poi l'ingegnere Pisminella ci denunzierà con il suo excursus, e vedrete che si sta parlando di un qualcosa che è veramente eccezionale. Mi viene in mente che, come ho detto latino, Devo profeta di patria, veramente si riferiva agli esseri umani, però credo che il senso lato sia accostato anche al punto sul Garigliano. Noi non ci rendiamo conto della grandezza di questa realizzazione, proprio perché abbiamo qui a portata di mano, a tocchiare, ci passiamo tutti i giorni, ma guardate che è un qualcosa che ci il mondo intero. Io dico ci piglia proprio perché, come diceva Claudio Salterelli prima, questa è la nostra terra, noi facevamo facente parte della terra di lavoro, quindi le origini, i costumi, gli usi, le corse di lui, insomma. E anche il Garigliano è stato un fiume importante. Innanzitutto è un fiume particolare, no? Come dicevamo, che nasce come Viri, finisce come Garigliano, questa è già una domanda. E poi è importante proprio quello che diceva Claudio prima, perché sulle sponde del Garigliano si è consumata la storia, oserei dire, non soltanto di tanto, ma anche un po' europeo. E mi piace sempre cominciare questo excursus con una bella frase dell'avvocato Cosimo Damiano Pontecorvo, l'altro figlio della nostra terra, che in un suo libro così scriveva: sulle rive del Garigliano, che stavo testimoni di grandi eventi, è passata la storia delle nostre contrade. Ma contestualmente si tratta anche della storia d'Italia. E io aggiungerei anche della storia d'Europa, per le vicende che abbiamo, che Claudio prima sinteticamente ha accennato. Io dedicherò 3-4 di questi episodi, tralasciando gli altri, perché altrimenti l'elencazione, la trattazione sarebbe troppo lunga. E cominciamo però dal periodo più attivo, dal periodo romano, quando i romani, nel tentativo di espandersi, poi riuscito di espandersi verso sud, verso Napoli, verso il meridione dello Stivale, incrociano le armi con la Pentapoli a Lucca. È evidente che i romani avevano intenzione proprio di raggiungere Capua e poi da lì a Napoli. E fatalmente si andarono a scontrare con quei popoli che popolavano questo territorio, ovvero sia i Sabini. I Sabini e i loro alleati. E quindi Capuani,
sibicini, volci, aurucci, latini, erano tutti popoli che erano stretti nella forma di gemellati tra loro e che tentarono di opporsi alla preponderanza delle regioni romane. Che cos'è la metà di Aurunca? Io penso che voi lo sappiate, era quella confederazione di cinque città che comprendevano l'attuale Ausonia, Ausona, poi Suessa, Sessa Aurunca, Minturbe, Vinturno, Pescia, ecco, proprio questo è il borgo che a voi interessa più vicino, ancora oggi dal punto di vista della localizzazione degli archeologi non sono molto sicuri, però si trovava sicuramente tra Sessa Aurunca e Cernobbio. E poi Suessa, che è una famosa città, gran parte sommersa, ritroviamo dei pressi di Montracchia. Si trattò di una lotta senza esclusione di compiti, ma si trattava di guerreggiare, romani, con tutto il militare, non andavano troppo per sottili. Però i Sabini resero la vita molto dura agli invasori romani, tant'è vero che uno dei consoli romani, Publio Decio Pure, rimase ucciso nella mischia della battaglia che si tenne nei pressi di Rocca Confina, in una località chiamata Trifarum, ai piedi del massiccio del Passo. L'altro console, Tito Manlio Torquato, riuscì invece ad avere la meglio, sparagliò la resistenza della Pentapoli e da allora in poi della Pentapoli Orca non riuscì più a sopravvivere, e così come andò persa quell'autonomia, quelle fiere, quelle cose, popolazioni avevano mantenuto fino a noi. Facciamo un balzo di parecchi secoli in avanti e arriviamo agli inizi del X secolo. E qui ci incontriamo con un altro popolo, ecco perché si dimostra che il Garigliano è un fiume universale, perché stiamo parlando di Saraceni. I Saraceni già all'inizio, dalla fine dell'Ottocento, avevano alla foce del Garigliano, proprio a pochi passi da qui, avevano stabilito un campo trincerato e da lì partivano per le loro vicinate incursioni verso l'entroterra, perché il fiume Garigliano era perfettamente navigabile, i Saraceni con le loro altre imbarcazioni risalivano il corso di questo fiume. Nell'882 una vastata di Saraceni giunse all'abbazia di San Vincenzo a Rotturno, la distrussero dalle fondamenta e facendo una gran strage di monaci. 3 anni dopo, siamo nell'885, distruggono Monte Cassino, uccidono l'abate Bertaglio e incendiano il monastero. Nell'888 arriva addirittura a Capri. Di queste vicende, guardate, si è persa quasi completamente l'epoca. Se non che, se noi andiamo ad indagare tra le pieghe della memoria, della storia, anche tra le pieghe della tradizione locale, noi incontriamo che nel periodo Cardevalizio, mi viene in mente proprio oggi, nel periodo Cardevalizio a Ponte Corvo, voi sapete Ponte Corvo è una città che è situata sul fiume, Ponte Corvo è stato un enclave papalino per moltissimo secolo, fino al 1860, ma era un enclave papalino all'interno del regno delle due Sicilie. Ebbene, a Cardevale, a Ponte Corvo, la maschera tradizionale di Ponte Corvo è una figura vestita di bianco con il volto nero e si chiama in dialetto il Mazzamori. Sapete da che cosa deriva? Mazzamori. E si riferisce proprio a queste incursioni che i Saraceni facevano nel corso del fiume Nilo, arrivando anche a Ponte Corvo. Tant'è vero che c'è una curiosa rappresentazione in cui gli abitanti di Ponte Corvo escono con dei randelli, i famosi margaretti, no? Di cuento, e danno addosso a queste figure vestite di nero, che sono di nuovi, erano i Saraceni, e quindi vuole significare questa rappresentazione la popolazione locale che si difende dalle incursioni dei Saraceni, che vengono a depredare, a rubare, a portare, a prendere gente, a rapire gente per metterli come schiavi e quant'altro. Quindi a dimostrazione che anche le tradizioni popolari hanno la loro importanza. La situazione si protrasse alterata per una ventina d'anni, fino a che nel 914 il padre Giovanni X decise di mettere fine a questa situazione che stava creando enorme pericolo, mette in piedi una grande coalizione, l'affidata
alla Reità Bergaglio, e quindi Bergaglio si portò su Garigliano con un poderoso esercito, ci fu un assedio che durò per qualche tempo, si parla di 3 mesi, alla fine però le truppe di Bergaglio riuscirono a fare un'incursione ad entrare in questo campo, vinceranno, sconfissero i saraceni, furono come prigionieri molte volte, però alla fine la minaccia saracena sulla foce del Garigliano venne debellata. Questo ripeto, siamo tra il 915 e il 916. Poi veniamo al 1530, ecco la vicenda di cui parlava Claudio Saltarelli prima, forse la più importante battaglia che si combatté sulle rive del Garigliano. Lì c'era la lotta fra Francia e Spagna che si contendevano il possesso dell'Italia. Il 28 dicembre 1503 i due poderosi eserciti si incontrarono. Quello spagnolo era comandato dal gran capitano che era Gonzalo di Cordova ed era uno dei più grandi condottieri di tutti i tempi. Quello francese invece era affidato al marchese di Saluzzo. Gli spagnoli, chiaramente, dopo varie vicende, io adesso non sto qui a rappresentarli perché si tratterebbe di andare avanti per molto tempo. Ci furono vari tentativi, i francesi che facevano affidamento soprattutto sulla fortezza di Gaeta, respingevano i tentativi di passare il Garigliano da parte degli spagnoli, fino a che ci fu questa battaglia il 28 di dicembre, tra il 28 e il 31 dicembre sono maturati, e gli spagnoli ebbero la vittoria. Con la battaglia del Garigliano nel 1503, che si aggiungono gli spagnoli si aggiungono al suo sistema anche in possesso di tutto il meridione d'Italia che manterranno fino all'inizio del secolo XIX. E qui comincia quella dominazione spagnola, che si può parlare di imperitesimo, anche se anche lì ci sarebbe da dire parecchie cose, che la vulgata storiografia dominante non ha detto, veramente si dipinge la dominazione spagnola, il periodo di spagnoli del regno del sud Italia, del regno decadente, non è così, sono tante altre cose buone, diciamo, che però magari si tentano a sottacere, però questo magari sarà fonte di qualche altro convegno, caro Presidente, parleremo degli effetti della dominazione spagnola. Quella fu una battaglia così importante che il marchese di Saluzzo, che è un comandante per francese, sentendo su di sé l'onta della sconfitta, qualche mese dopo un uomo che anche di Crepacuore, per dirvi quanto era importante. L'ultimo episodio di cui voglio parlare è proprio il più vicino del tempo, e ripeto, sarebbe da parlare delle turbinose vicende del 1799, che abbiamo parlato proprio del conflitto qui a Cellule qualche tempo fa, si sarebbe da parlare delle altrettanto luttuose vicende dell'ultima guerra mondiale combattimenti sugli Ausoni, sugli Aurucci, sul fenomeno delle truppe di colore, quindi delle barocchinate, quindi delle istruzioni, degli ovenze, però magari anche di questo parleremo un'altra volta. Io voglio parlare invece di quello che accade nel 1860, nell'ottobre del 1860, quando dopo la battaglia del Monturno, i soldati napoletani si ritirano in direzione di Vittorio e di Gaeta. In un primo momento si pensa di attestare il fronte per la resistenza contro gli piemontesi proprio da queste parti, Cascato, Sessa, poi però i comandanti napoletani decidono che la posizione è troppo difficile da mantenere e ci si ritira lungo il Garigliano e si attesta sulle sponde del Garigliano. Dall'altra parte c'era il generale Cialdini, sicuramente saluta dei più truci generali dell'esercito piemontese, che si distinguerà per le sue violenze, per la sua inusitata barbarie, quando continuerà a bombardare la fortezza di Gaeta e ormai i capitolati di resa erano già stati stesi. Cialdini si gettò all'insegnamento dei napoletani, che però si ritirarono ordinatamente fino al Garigliano, ed anzi, grazie soprattutto ad alcune incursioni di von Becker, riuscirono anche ad infliggere numerose perdite ai reparti piemontesi. È evidente però che la resistenza dei borbonici sul Garigliano era destinata purtroppo a
cessare, soprattutto perché nel frattempo dalla parte del mare le truppe, quello della flotta piemontese, continuavano a bombardare la linea, la truppa, la proprietà attestata sul Garibaldi. Anche perché Napoleone III, che aveva un patto di non belligeranza con il Piemonte, dette ordine alla sua flotta di spostarsi di fronte a Gaeta e quindi lasciare capo alla flotta piemontese. Ci furono più tentativi di sfondare il fronte napoletano e vennero sempre tutti quanti. Si distinsero soprattutto in questa fase due ufficiali dell'esercito napoletano sui quali è caduta inesorabile la nebbia dell'opinione. Il primo è il generale Matteo Negri, che riuscì a tenere in testa con le sue artiglierie, erano generali di artiglieria, all'esercito preponderante piemontese, fino a che venne colpito ripetutamente e morì qualche tempo dopo tra le braccia del fratello in una cascina di scale, quindi subito dopo i pressi del fiume. Il suo corpo fu trasportato a Gaeta, è tuttora accumulato nella cattedrale di Gaeta e alle sue esequie solenni c'è un bel vasoio marmoreo che lo vedo e credo che sia che state vedendo, c'è un bel vasoio marmoreo e le esequie che gli furono tributate, Matteo Neri, furono degni di capo di Stato, partecipò al re Francesco II di Borbone, la regina Maria Sofia e una grande moltitudine di gente. C'è da dire che condannandosi ad una azione esclusivamente difensiva, i napoletani firmarono un po' la loro sorte. E guardate che addirittura a un certo punto caro Emiliano, e meno male che non pensavo che il primo momento si era pensato di far saltare con la dinamite il ponte, poi però si limitarono soltanto a togliere due metalli, in maniera tale che però se si doveva fare un contrattacco c'era possibilità materiale per passare i cavalli e quant'altro. È evidente però che consegnandosi dalla guerra di posizione e quindi senza possibilità di controattaccare, è evidente che la situazione prima o poi dovesse finire. Un'altra persona, l'altro ufficiale che si comportò in maniera valorosa fu un capitano, Domenico Costa. Vedo che la professoressa è preparata su queste cose, me ne compiace perché non sempre, cara professoressa, gli insegnanti danno attenzione alle vicende, per dire locali, storia locale, invece vedo che lei è molto, molto sensibile a questi argomenti. Domenico Conselli era un capitano di Castel di Sangro, un capitano di Castel di Sangro, ovvero si chiama Conselli, e lui si sacrificò, nel senso che gli venne impartito l'ordine di ritardare il più possibile l'avanzata dell'esercito piemontese mentre i napoletani si tiravano verso Roma di Gaeta, che era forte, e lui con due sole compagnie del sesto cacciatore, due compagnie vuol dire 200, più o meno 200 persone, riuscì a ritardare l'avanzata di Cialdini fino a che l'esercito napoletano poteva attestarsi una nuova linea difensiva che era Bova di Gaeta e così più indietro la fortezza di Gaeta. E tu credi che tutti i 200 morirono quanti e Conselli che si immolò per la causa. Mi vede da pensare che se l'esercito napoletano, soprattutto negli altri gradi, nell'altra sfera, gli ufficiali, avessi avuto più uomo, la tempo, Matteo Neri, di Domenico Conselli, forse sarei con lui oggi a raccontare un'altra storia. Subito dopo inizia, come voi ben sapete, la problema del secolo di Gaeta, che fu uno stilicino, no? Una morte lenta, inesorabile, perché dotati di artiglierie molto più potenti, i famosi cannoni rigati, Cialdini poté disporre le sue artiglierie senza essere minimamente scalfito dai proiettili che erano sparati dalla fortezza, e quindi il 13 febbraio 1861, dopo l'episodio di cui si parlava precedentemente, lo si è già la resa, era stata stipulata, Cialdini a combattere, ci fu il dramma della batteria transilvana che esplose, portando via con sé parecchie centinaia di poveri difensori, mai vivi, perché la
guerra di fatto, l'assedio di fatto era finito, il 13 febbraio, beh, c'è la firma della capitolazione, il giorno dopo, sovrano un rapporto tra Spinizio da Roma, l'ospite di Piolo, il 17 marzo, il mese dopo, viene il 1860, viene proclamata la nascita del Regno d'Italia e quindi si metteva a fine una gloriosa esistenza del Regno del suo Sicilia, guidato dalla dinastia Borbone. Quindi, come potete vedere, sul fiume Carigliano, che in poesia molti hanno chiamato Taciturnus Agnus, che è un fiume silenzioso, si sono svolti parecchi eventi importanti nella storia italiana, ma anche nella storia europea. E di questi eventi, come dicevamo, si parla sempre troppo poco. Io, e concludo, ringrazio gli organizzatori di questo convegno, ringrazio Claudio Saltarelli, ringrazio l'Associazione Variella, ringrazio il Criato Pimpinelli che sta svolgendo un lavoro egregio di rivalutazione di queste persone, come l'ingegnere Luigi Cura, che è un altro perfetto sconosciuto e che però rappresenta una eccellenza del nostro territorio, e li ringrazio sentitamente, vivamente, perché è proprio grazie ad appuntamenti, ringrazio veramente tutti quanti loro per la cortese attenzione, perché su questo caldo è difficile poi rimanere a te e concentrarmi. Però è proprio attraverso occasioni come queste che oggi accetto che si cerca di mettere riparo a queste dimenticanze, a queste, come dire, ma forse volute, queste dimenticanze volute o non volute, vabbè, lasciamo il dubitativo della nostra storia. La nostra storia è passata anche attraverso eventi drammatici di quelli che abbiamo raccontato e che però non sarebbe assolutamente giusto nascondere o dimenticare. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Aggiungere un paio di cose. Primo, il fiume Carigliano ha una profondità media di 15 metri ed è importante per la storia del nostro territorio e quindi anche dell'umanità. Già ai tempi del baratto, mi diceva la mia professoressa che alle scuole, che per fortuna la storia la faceva in maniera corretta, che già nel tempo del baratto a Cassino, dove abito, si incontravano le popolazioni della montagna e quelle del mare che risalivano per il Carigliano per scambiarsi, per fare mercato dalle 3 alle 4 volte l'anno. Quindi immaginate l'importanza di questo. Un'altra cosa importante, che poi giustamente Fernando diceva che solo per il fiume Carigliano forse basterebbe una settimana di convegno, perché la storia è enorme. Qui si è combattuto pure in questo territorio, in questa zona, ma la famosa battaglia, la rivolta dei baroni di Ferrante e del duca di Marzano, che era duca anni di cento, ha fatto proprio la storia importantissima anche quella dell'umanità. E due cose volevo dire sull'860. È vero, la flotta piemontese, ma con le navi napoletane. E quando i nostri sovrani ultimi se andarono via senza portarsi dietro un ducato, le casse dei regni di Napoli erano ricche e straricche di beni e lasciarono tutto lì, a differenza di qualche del sovrano subentrante, la dinastia che nel 43 se andarono in Svizzera molto prima dell'8 settembre, portarsi dietro 16 vagoni di ricchezze che hanno preso anche e soprattutto dalla nostra terra, e il Louvre e anche i musei che stanno a Torino, molti sono pezzi di questa, ma a molti forse non farà piacere sentire questo perché la pensano in maniera diversa, però come dice il caro Fernando, la storia si fa con le carte e non con le opinioni, queste storie restano con le opinioni. Lascio la parola alla gioventù, all'energia che hanno questi bambini, è una cosa straordinaria. E arriviamo nel 1945, quando Edoardo Nicolardi è dirigente amministrativo dell'ospedale di Napoli e nel reparto maternità di quell'ospedale scoppia il caso, perché che cosa succede? Una ragazza napoletana partorisce un bambino di colore
E allora subito, anche in una città grande come Napoli, le voci girano e ognuno dice la sua. Ovviamente quello non era l'unico, non è stato il primo e non è stato l'ultimo bambino di colore nato a Napoli in quel periodo. Perché? Perché l'anno prima, con l'arrivo delle truppe alleate a Napoli, tra le file dell'esercito americano c'erano tanti giovani di colore, e quei bambini erano per l'appunto i figli della guerra. E che cosa è successo da questo fatto storico? Possiamo dire quello che è l'arte dei napoletani, cioè l'arte della sopravvivenza. Sicuramente il genio di Nicolante e del maestro Gaeta hanno dato vita a una canzone che sa raccontare praticamente quello che è stato anche un dramma, e da qui è nata una delle canzoni sicuramente più belle e più trascinanti di quella che è la storia della canzone napoletana, la Tamburriata Nera. Yeah.
Quindi anche il cuore del convegno, non dico null'altro, perché credo che il comitato di Luigi Giura, che oggi è presente con Emiliano Pepinella e Edoardo Esposito, credo che vi dirà molto, 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 ma molto più di quello che voi possiate immaginare. Lascio la parola di Emiliano Pepinella, presidente. Grazie. Scusate, io per mia formazione professionale non so parlare secondo, mi alzo. Sì, grazie all'Associazione Ariella di averci invitato, per noi è sempre un enorme piacere andare in giro a raccontare questa storia, e grazie a tutti voi che siete venuti. Allora, Claudio mi ha già presentato, quindi sono il presidente e il fondatore di questo comitato. Lì trovate alcuni riferimenti se ci volete scrivere email, se volete consultare il nostro sito web, oppure se volete visitare la pagina Facebook su cui inseriamo man mano i vari eventi. Però, come insomma ogni presentazione che si rispetti, due parole sul comitato Luigi Giura. E quindi io quello che, perché nasce questo comitato, quello che chiedo sempre di solito all'auditorium è: quanti di voi per alzata di mano sanno chi è e cosa ha fatto Luigi Giura? Ecco qua, due persone, no, beh, tu fai parte del comitato, non vale, la professoressa di Nora, che ringrazio, non vale perché è venuta al ponte, quindi comunque va, facciamo pure che valgono, sono due su un'ottantina di persone, quindi un pochino poche. E questo è il motivo per cui nasce questo comitato, nasce perché abbiamo cominciato a raccontare questa storia con vari personaggi che poi si sono appassionati, si sono avvicinati a noi. Gigi Di Fiore, primo aprile, è venuto ai nostri eventi, e da subito il Ministero, quindi la Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali, che il giorno in cui è nato il comitato ha sul suo sito inserito la notizia. Perché anche loro, diciamo, aspettavano qualcuno, come dire, che riuscisse a rianimare un po' questo malato morente. Abbiamo accompagnato il ministro Del Rio quando è venuto in visita al ponte, gli abbiamo raccontato questa storia, lui era il ministro del precedente governo delle infrastrutture e dei trasporti. Il TG1 ci ha dato evidenza nel telegiornale pomeridiano e serale. La stampa ha cominciato a riscoprire questo genio dimenticato, io userò molte fotografie perché è più facile far seguire, no, la spiegazione. E poi abbiamo iniziato sul ponte ad accogliere persone che quindi sempre più numerose oggi vengono. Lei, la dottoressa Giovanna Bellin, la soprintendente, che ci ha consegnato le chiavi per la custodia di questo monumento, per cui adesso, grazie al comitato, ogni prima e terza domenica di ogni mese il ponte è aperto gratuitamente, e poi su prenotazione facciamo delle visite guidate a gruppi che ce lo chiedono, e ripeto, sono sempre di più gruppi di studenti, di scuole come la vostra che sono venuti al ponte. Abbiamo chiuso degli accordi con delle scuole di Forca e di Gaeta, a cui abbiamo fatto la formazione, poi ve lo racconterò. L'Università di Bergamo sta sottoscrivendo in questi giorni un protocollo d'intesa con noi per mandarci i laureati, i neolaureati, diciamo così, a fare le tesi di laurea sul ponte. È venuta la RAI, è venuto Mario Tozzi, a cui mi è piaciuta questa storia, e un mesetto fa è andato in onda su Sapiens, in prima serata su Rai 3, questa è la stampa che lo racconta. È venuta anche Linea Verde, insomma. Pian piano questo ponte, come diceva l'altro prima, no, sta uscendo con impeto dal sottosuolo e sta sprezzando la sua forza. Con l'Associazione d'Italia Catena di Lavoro consegniamo ogni anno un premio, quindi grazie a Claudio che lo ha intitolato Luigi Giura, questa è una foto dell'anno scorso, l'abbiamo rifatto quest'anno, a Provincia di Sesta. E ospitiamo eventi, questo è uno dei tanti eventi, il Topolino, le macchine d'epoca che sono venuti sul ponte. Ci hanno invitato un mese fa a Napoli in una prestigiosissima biblioteca, la prima biblioteca d'Italia, perché è antecedente appunto all'unificazione dell'Italia, che si trova dentro Palazzo Reale, la Biblioteca Nazionale, in cui è qui a un tavolo prestigiosissimo, vedete, con professori universitari, eccetera, abbiamo raccontato la storia del ponte del Ferdinando. La Spagna addirittura ha preso questo intervento e l'ha rimandata sui loro siti. Il comitato quindi Luigi Giura, ecco, questa è l'unica foto che si trova in tutta la rete, da internet di Luigi Giura, ed è un ritratto. Luigi Giura nasce nel 1795.
1845, morirà nel 1864, poi è andato, ma nasce in Lucania, quindi quando lui è albanese, quindi, perché gli albanesi attraversarono Esodi nel 1500, scacciati i turchi, il mar Adriatico, si stanziarono proprio in quelle zone. E ancora oggi esiste una etnia che parla l'Arbresh, quindi la lingua originaria del paese. Luigi Giulio è stato un genio assoluto, completamente dimenticato dalla storiografia successiva, e un genio assoluto che avrebbe intitolato un politecnico, voglio dire, perché lui ha realizzato, io qui ho realizzato alcune sue opere, oltre a Ponte a Ferdinando, c'è cioè la mia Cristina sul calore, partecipa a tutti i principali programmi di sviluppo territoriale del Regno, la fabbrica a Sarno per un zuccherificio completamente meccanizzata a trazione idrica. Lui fa parte del direttore dei lavori del porto di Nisida. L'impianto fognario, tuttora funzionante, della città di Napoli è stato realizzato da Giulio. Andiamo avanti velocemente, la prima stazione ferroviaria di Napoli, le prime due ferrovie del Regno. Diciamo velocemente, ecco, l'opera in Abruzzo della bonifica dell'area del Fucino, iniziata dall'imperatore Claudio, è stata, diciamo, portata a termine poi dai Torlonia, ma grazie al progetto di Luigi Giulio, che realizza un vincolo sotterraneo di 6 km per deviare il corso del fiume e bonificare quell'immensa area. E così leggete voi, insomma, io non voglio leggervi tutti, ma è giusto per darvi un'idea di tutti i progetti a cui io partecipo. Infatti scrivo poi eccetera eccetera, perché sono veramente tanti. Questa è ad esempio una raffigurazione della piana del Garigliano, che era completamente una palude, che lui, grazie al suo progetto, riuscì a rendere coltivabile per i nostri papati, diciamo, per i papati nostri bisnonni. Quindi perché siamo qui oggi? Noi come comitato andiamo spesso nelle scuole, stiamo andando nelle scuole in tutto il territorio, ma anche a Roma, perché come una macchia d'olio si sta, diciamo, diffondendo questa storia. Siamo qui oggi, io dico, soprattutto perché ci sono dei ragazzi, che poi è la cosa più bella, insomma, parlare ai ragazzi, perché vorrei riempire di significato alcune parole e poi trovare dei legami tra loro. La prima parola è bellezza, prima di parlare del ponte. E quindi adesso vi farò vedere una decina di diapositive senza commentarle, semplicemente mandandole avanti. Come avete visto, insomma, può avere tante declinazioni, no? E sicuramente ognuna di queste immagini si è attaccata, come dire, a ognuno di voi in modo diverso, perché esiste, è vero, una bellezza oggettiva, ma poi quando viene filtrata attraverso il nostro vissuto, attraverso quello che abbiamo visitato, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo studiato, quello che ci circonda, diventa qualcosa di soggettivo. E allora, del resto, quello che ecco, leghiamo queste altre parole, la bellezza al desiderio e alla conoscenza. Ormai anche la pedagogia, studi più recenti, diciamo, di pedagogia hanno certificato che noi in realtà prendiamo solo quello che desideriamo. E solo se desideriamo conoscere, impariamo veramente. Quindi il paradigma poi per legare tutte queste tre parole, diciamo il volano che le unisce, è quindi questo qui, cioè è il desiderio, cioè noi siamo mossi dal desiderio di cercare bellezza attraverso la conoscenza, utilizzando come strumento la conoscenza. Ecco perché il ponte diventa miracolosamente bello, non perché sia bello intrinsecamente, lo è bello intrinsecamente, ma perché ci trasmette qualcosa. E lo vediamo con i ragazzi, la professoressa deve essere testimone, vengono al ponte perché lo leggi nei loro occhi che questa storia la capiscono e li rafforza in qualche modo, perché
dei significati, ci aiuta a riscoprire una parte di noi che ormai è completamente dimenticata, e anche a riscoprire delle parole ormai quasi desuete, come identità, che oggi viene usata sempre meno, quindi quando vi presento la definizione non c'è bisogno di leggerla, come dignità. Sono tutti concetti che quel ponte, andandolo a scoprire, ci racconta, lo stesso concetto di civiltà ci fa riscoprire. Io lo dico sempre questa cosa qui, i ragazzi con delle radici forti possono attingere a tutte quelle risorse della memoria che li farà sentire forti nel mondo di oggi, il mondo di oggi che è un mondo difficile, un mondo estremamente competitivo, soprattutto il mondo del lavoro, no? E però loro queste radici forti, visto che ce le hanno, possono realizzare una sorta di corazza, di protezione, un aiuto per spingerli ad affrontare questo mondo. E dato che queste, però, queste radici noi ce le abbiamo, gli va raccontato, perché sennò non lo possono sapere. Quindi è importante essere qui oggi per ognuno di noi per riscoprire, cominciare a riscoprire queste radici. E questi sono ad esempio i ragazzi della scuola Fiori Filangieri di Formia, che sono stati formati da noi nel comitato nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, per cui vengono poi riconosciuti i crediti per il lavoro che hanno fatto, che con le loro divise adesso loro sono tutti in grado di fare da guida al ponte Nel Ferdinando ed accogliere chi? Accogliere i loro coetanei, ecco qui una delle tante scolaresche che è venuta, e grazie a loro è bellissimo perché i ragazzi parlano con i ragazzi e ne parlano in modo così entusiasta da trasferire questo entusiasmo. Non può fare nessuno meglio di loro. La festa del ponte che abbiamo realizzato su 3 giornate, dal 10 al 12 maggio scorso, l'abbiamo intitolata La Sale Fai Guagliuna, cioè al plurale, no? Quindi la città, ripartiamo proprio dai ragazzi. E non c'è niente di più bello, questi sono addirittura ragazzi delle scuole elementari che vengono a disegnare sul ponte, che corrono liberi e felici, che con i loro cappellini inondano come un fiume, sopra il fiume, l'attraversamento del ponte, ne vengono tantissimi, quindi ho riportato soltanto alcuni. Fernando, prima Fernando Riccardi ha raccontato del Gardiano, quindi io andrò velocissimo, giusto per dire che era un enorme, che intanto Gardiano è un fiume importantissimo, l'ho visto, lungo 157 km. Il responsabile del corpo ponti e strade a quel tempo era Carlo Fandelbera, originario di Delta, che era proprio il direttore generale. Esisteva un corpo degli ingegneri e una prestigiosissima scuola di applicazione in cui si entrava da ingegnere a lungo e si usciva dopo una lunga trafila da direttore generale, cosa che era lungi giugno. Ghirivella dice che in tutta questa pianura non si scorge abitato alcuno a cagione dell'aria pestifera che vi si respira. Questo era un problema insormontabile, perché c'era la malaria, e c'era la malaria grazie al fatto che questi erano i due pantani enormi, questo è il Garigliano, l'enorme pantano, ancora oggi la zona di Sessa, no? Il pantano di Sessa faceva parte del più ampio pantano di Trento. Perché si creavano queste zone? Perché un vero e proprio circolo vizioso, vi erano delle alluvioni, delle frane che facevano trascinare gli argini del fiume, che era un fiume di natura alluvionale, quindi trascinava con sé tutto ciò che si trovava davanti. Le terre si impaludavano, si diffondevano le malattie, le popolazioni per vivere si rifugiavano sulle montagne, quindi andavano sulle colline, lungo tutto il corso del fiume. Per sopravvivere che facevano? Tagliavano gli alberi, gli serviva la legna, quindi toglievano le radici che non permettevano quindi al terreno di resistere, e creavano questo dissesto idrogeologico che a causa delle alluvioni e delle frane ricominciava da capo. E non se ne usciva. Non si riusciva dal tempo di Romagna. Nel corso degli anni e dei secoli ci furono diversi ponti che vennero organizzati sul Gardiano, ponti romani ce ne sono stati diversi, ancora oggi si vede i resti del ponte dell'Epitafio. Nel Medioevo fu realizzata una scala che attraversava il Gardiano avanti e indietro, con questa grande costruzione che era una bastia. Nel 1903 abbiamo visto con Fernando si combatte una battaglia con dei saraceni, che è testimoniato da questa epigrafe presente nel Duomo di Greta, che ci ha aiutato a ricostruire storicamente la faccenda. Viene realizzata la Tunis ad Mare, da una parte del Garigliano, la Tunis ad Mare, dall'altra la Tunis del Garigliano, una da una parte dall'altra. Nel 500 e nel 600
venne dato un impulso soprattutto alla parte, diciamo, di investimento sulle difese militari, un poco sulla costruzione dei ponti. Morì nel 1503 allegato a Piero Medici per Gargano, che era il figlio primogenito di Lorenzo il Magnifico. Questa è un'informazione che è sempre trascurata. E nel 1503 abbiamo già visto il Gran Capitano, questa è una raffigurazione della battaglia tra francesi e spagnoli, su cui non mi dilungo. Arriva di Borbone nel 1734, che investono moltissimo. Da subito Carlo III investe per migliorare le comunicazioni, la posta. Ecco, questa è la posta borbonica, che oggi è rappresentata dal verbo postiglione, si chiama così proprio per questo motivo, che si trova anche sul verticale. E c'è ancora questa scafa che con una corda traghettava le genti da una parte all'altra del fiume. Queste sono delle raffigurazioni. Nel Settecento tantissimi progetti, si provò tante volte a costruire ponti, senza mai riuscirci, perché ponti di legno, questo era un progetto che prevedeva del Poglio e del Bonfede, un ponte di muratura, poi un ponte a battelli che veniva distrutto regolarmente dalle pene del fiume. Battelli sarebbero queste canoe su cui veniva messo questo impalcato ligneo, ma ogni volta che il Garigliano si arrabbiava lo trascinava via. Ecco, questo è visto dall'alto, no? Come veniva realizzato. Ancora un progetto del Cuscicelli di un ponte in pietra, degli ingegneri Maleschi e Fazio del Ruggero sulla base di un ponte in legno, Carmine Antonio Lippi che per la prima volta pensa a un ponte di ferro, era un po' forse troppo in anticipo con i tempi e fu scartato, non fu preso in considerazione. Però prima di Cicciuca esistevano comunque dei ponti sospesi, come venivano fatti? Erano dei ponti prima, diciamo, dialoghi in fase, la fase ecologistica erano delle semplici passarelle pedonali, ma poi c'erano, nella fase che definiamo intermedia, dei ponti enormi, guardate, dei ponti con dei pilastri enormi, questo è il ponte sul fiume Menai in Gran Bretagna. Ci volevano circa 30-40 anni per costruire un ponte di questo tipo e costava circa 900.000 ducati di tempo. Pensiamo che il nostro ponte fu realizzato in 4 anni e costò 75.000 ducati, quindi non zero in meno. Quando vi avrete al ponte vi racconterò le caratteristiche tecniche e tecnologiche che permisero a Giuda di realizzare un ponte così bello, così leggero, come avete visto nelle foto bellissime che sono in questi due pannelli. È un ponte che dà come dire, soddisfazione anche solo a guardarlo, perché si adagia proprio dolcemente sul fiume con le sue decorazioni gigantizzanti, le sue catenarie e così via, rispetto a un ponte di questo tipo, no? E il ponte dimenticato, perché Luigi Giura in realtà, ecco, questa è la scafa che attraversava il ponte, pensate quanto era scomodo di andare tutti su questa scafa, quindi insieme agli animali, no? Nobili e plebei, insieme ai cavalli, alle mucche e alle galline, che dovevano comunque spostarsi. E quindi lui, in quegli anni, questo è il progetto originale del Consiglio di Giannini di Luigi Giura, era in quegli anni che era Francesco I di Borbone, era lui che fa, si guarda un po' intorno e chiama il suo ingegnere di punta, per cui dice tu sei in grado di realizzare un ponte di questo tipo? E Giura dice sì, mi servono dei soldi, io partirò con tre miei collaboratori.